Buonasera a tutti, grazie per esserci, direi che pochi ma buoni. E io aprirei questa serata con questa massima di Galileo Galilei, perché così è un po' da riflessione nel contesto di questa serata. E oggi il Museo delle Industrie di Saronno ci ospita e devo ringraziare Miss Dea, che è la direttrice del museo. Importante il contesto perché è la storia del nostro territorio. Non solo, in concomitanza abbiamo la mostra della Mail Art, che è uno scambio culturale di arte postale, quindi si ritorna alla scrittura, tra i nostri ragazzi e bambini di Saronno, con l'ambasciata di Zupis, ogni tanto questo nome mi si interrompe un po', per fortuna che non c'è l'ambasciatore che ricorrente, e per il sostegno della campagna dell'UNICEF Io come tu, ma i nemici per la pelle. Ringrazio Vittoria e Cristina per avermi invitato all'apertura di questo master di mediazione. Cosa ci può fare l'UNICEF? In questo master di mediazione può rappresentare la difesa dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Perché, in poche parole, l'articolo 9 della Convenzione dei diritti dell'infanzia dice che ogni bambino ha il diritto di crescere in una famiglia. Purtroppo sappiamo che non è così, quindi dobbiamo avere il coraggio di dire che la famiglia in questo momento non c'è, ma dobbiamo anche alzare la voce e dire che questi bambini e questi ragazzi vanno protetti. E a noi non interessa se loro litigano. Il bambino deve essere tutelato al 100%, per cui ho sposato immediatamente la mediazione familiare, perché è importante, perché il bimbo non è un pacchettino postale. E vi porto alla riflessione con questa frase di Galileo Galilei: non puoi insegnare niente a nessuno, puoi solo trovare qualcosa in ognuno, il proprio sé. Quindi passerei la parola a Vittoria per il movimento Non Comeniamo, che si lega al nostro progetto di Mail Art, perché noi vogliamo fare rete, vogliamo rompere le barriere e i nostri bambini e i nostri ragazzi dei due mondi diversi, opposti se vuoi, Saronno, piccolo, la Lituania, ce l'hanno dimostrato. Aprire e rompere le barriere per stare insieme, per condividere le buone pratiche. E poi devo dire che i miei ragazzi sono in prima linea e con loro, se gli adulti si mettono alla pari, in un confronto alla pari dove nessuno comanda, forse possiamo avere un mondo diverso. Parola a te. Da subito ha sposato quello che è l'idea del nostro movimento. Io insieme ai colleghi ho costituito questo movimento culturale per la gestione pacifica e creativa dei conflitti, che si chiama Noi Comediamo. La nostra finalità, ognuno di noi ha delle professionalità diverse, siamo tutti mediatori. Io sono un avvocato, mi occupo di diritto di famiglia, la collega è la rappresentante dell'AIMEF, Associazione Italiana di Mediazione Familiare, anche lei laureata in legge, il collega Alex Ulovitz è uno psichiatra che anche lui da sempre è molto sensibile e si occupa di negoziazione e mediazione. Abbiamo voluto creare questo movimento culturale perché l'obiettivo finale è quello di far conoscere la mediazione declinata con mediazione familiare, mediazione sociale, mediazione scolastica al cittadino. Quindi non solo come un'attività di pura formazione, ma anche come un'attività di informazione e diffusione di questo strumento di cui oggi si è cominciato a parlare con l'entrata in vigore della legge sulla mediazione civile, entrata in vigore della legge numero 28 del 2010, ma che purtroppo poco è ancora utilizzata nel nostro paese. La mediazione civile è uno strumento che serve per affrontare e gestire il conflitto
fuori dalle aule del tribunale, per dare modo alle coppie che si separano per quanto riguarda la mediazione familiare di affrontare le loro problematiche e di riuscire a mantenere un rapporto genitoriale, che è la cosa più importante per quanto riguarda proprio i figli, ed ecco il punto in comune con l'UNICEF. L'UNICEF, tra l'altro, ha spesso parlato del conflitto, dell'importanza della logica del tu non vinci, io non vinco, tu non perdi, nel senso della reciprocità, del riconoscimento dell'altro, riconoscimento che vale anche nelle problematiche nel conflitto in ambito scolastico. Ecco perché noi abbiamo strutturato questo movimento per entrare anche nelle scuole e parlare appunto di una modalità diversa per poter dialogare. Dialogo che oggi purtroppo è molto difficile, spesso volentieri, da portare avanti. Per quanto riguarda, oltre il discorso fondamentale della parte dell'informazione, un altro aspetto necessario è quello di formare dei mediatori. Ecco perché noi come Diamo, insieme ad Axioma, che è una società, un ente di formazione, ha strutturato questo master in mediazione familiare, sociale, scolastica, proprio per creare delle nuove professionalità. Ecco perché oggi ci siamo incontrati e insieme ai colleghi vogliamo presentare anche questa nuova iniziativa. Io adesso darei la parola alla collega dell'AIMEF perché può raccontare la situazione in Italia della mediazione. L'AIMEF, come dicevo prima, è l'Associazione Italiana di Mediazione Familiare. Cristina, okay. Allora, di mediazione si parla abbastanza ultimamente in vista di questa normativa, però ahimè non sempre bene, perché sappiamo che ci sono stati questi ostacoli posti da, per esempio, dalla categoria forense, piuttosto che un gran parlare, un gran discutere, e questo a volte ha messo un pochino in ombra quello che può essere la vera valenza, soprattutto se trasportiamo la mediazione in contesto familiare. Giustamente Rosana introduceva il discorso del diritto del bambino. La mediazione, di fatto, la mediazione familiare, poggia proprio su questo caposaldo. Il bambino è portatore di diritti, quindi non è più la coppia, la famiglia, i genitori che hanno diritto di gestire, per meglio dire, il figlio in caso di separazione o come ci sia un conflitto, ma il bambino è il protagonista. A livello normativo italiano, da ultimo, dal 2006, la legge si è uniformata, in qualche modo ha fatto proprio questo principio, infatti adesso si parla di affidamento condiviso, quindi è una forma diversa da quelle forme che vedevano il figlio per definizione alla madre e il papà, si sa, tipicamente quelle situazioni drammatiche, tremende, di cui ancora spesso si sente parlare, no? Anche se quella è una voce, però è anche vero che c'è bisogno di qualcosa di più, perché il dettato normativo sappiamo tutti che non serve. Se non altro perché ci vuole un po' di tempo per cambiare la cultura, per cambiare un modus operandi anche della magistratura. Ma cosa si fa nel frattempo? Nel frattempo a livello europeo ci si è sempre mossi da questa convenzione, ma ci sono enne pronunce internazionali che parlano di bambini, che parlano dell'importanza di tutelare il bambino anche quando la famiglia in qualche modo non funziona come dovrebbe. La mediazione familiare è nata ormai da tempo, si parla degli anni 70, all'estero, proprio per questo. Quindi in un modo, se vogliamo, silenzioso, tra l'altro è nata dall'esperienza personale di persone che si sono trovate in difficoltà e che hanno capito che dall'esperienza personale forse era meglio cercare di trovare una modalità che impedisse ad altri di patire le stesse sofferenze, perché poi quando una separazione si fa di conflittuale, ovviamente non è solo la mia soffrire, ma tutto ciò che ci sta chiedendo, no? I genitori, i nonni, tutto il contesto. E noi si è cominciato a parlare di mediazione familiare, che si è sviluppata in linea poi con le pronunce europee, la riconvenzione, le raccomandazioni. È pieno il mondo giuridico internazionale di pronunce in questo senso. A livello italiano, ahimè, la mediazione familiare ancora non è normata. Quindi mentre c'è una normativa per la mediazione civile commerciale, di cui si parla tanto, la mediazione familiare ahimè no. E quindi cosa si è potuto fare? Si è potuto contare sulla buona volontà di quegli operatori, come noi mediatori familiari, che negli anni comunque hanno fatto proprio questa professionalità, che ovviamente con difficoltà non la neghiamo, e
e si sono dati delle, diciamo, delle normative proprie. Quindi perché del fenomeno dell'associazione? Io, peraltro, rappresentiamo l'AIME, che è una, solo una delle associazioni più potenti in questo contesto, ma ce ne sono altre che hanno capito che anche a difesa dell'utenza, di una coppia che viene con dei problemi, deve sapere di poter contare su delle professionalità che sanno fare. È un mestiere non facile, perché si tratta di aiutare famiglie in difficoltà a superare i momenti magari peggiori della loro stessa esistenza, quando il conflitto è pesante, quando non si riesce a parlare, quando i bambini soffrono, e quindi non si può lasciare al caso. Allora le associazioni sono nate proprio dandosi degli statuti, dandosi dei codici di condotta, proprio per tutelare i professionisti, perché è giusto anche difendere la propria professionalità, ma soprattutto l'utente finale. Quindi per cercare di distinguere in quella marea grande, perché sappiamo tutti che quando non c'è una normativa che disciplini, ci può essere la persona in buona fede, seria, ma ci può essere chi in buona fede lo è un po' meno, seria un po' meno, o semplicemente non ha le caratteristiche. La mediazione civile commerciale, forse qualcuno sa, che ha una formazione di base che è sulle 52 ore. La mediazione familiare, invece, quando è riconosciuta dalle associazioni di categoria, parla di almeno 220 ore di formazione, quindi capiamo che è diverso. Il master cosa darà? Darà quella professionalità composita, fatta di competenza giuridica, di competenza psicologica, di componente sociologica, di capacità, di strumenti per gestire il conflitto, ecco, poi perché il collega, e quindi per le capacità negoziali. La mediazione familiare è una professione in sé, poi tutti noi abbiamo una derivazione in qualche modo, no? E l'AIME si distingue dalle altre associazioni proprio perché accoglie uno spettro più ampio di professionisti, tipicamente di estrazione giuridica o psicologica o comunque da sociologia, mentre altri magari sono delle associazioni che uniscono soltanto psicologi. L'AIME si è allargata proprio per accogliere le derivazioni più ampie, che poi vengono integrate con una formazione specifica. Tanto che noi due, per esempio, che siamo entrambi di derivazione giuridica, nel momento in cui facciamo mediatore familiare dobbiamo dimenticarci in qualche modo che abbiamo quel tipo di formazione, perché violeremmo il nostro codice e violeremmo la professione se in quella sede facessimo l'avvocato. Quindi proprio per questo che il master, perché master? Perché è comunque uno strumento formativo completo che dà una professione. Poi tra l'altro sappiamo forse che all'inizio dell'anno è stata uscita quella famosa legge adesso sulle professioni non regolamentate, quindi quelle professioni che non hanno ordini e quadri di appartenenza, ma ha definito delle modalità operative molto serie, quindi fatto di darsi degli statuti, di darsi dei codici. Diciamo che l'AIME, tra le tante, è un'associazione che già da tempo, ancora prima di questa normativa, rispondeva a questi requisiti. Quindi se vogliamo un corso accreditato AIME, questo è un corso che ha dei riconosciuti meriti. Il corso è stato anche riconosciuto dall'ordine degli avvocati di gusto, perché adesso gli avvocati, la nostra categoria come professione di base, stanno dando molta importanza alla mediazione familiare, proprio perché è una gestione di un conflitto che non può trovare risoluzione nelle aule del tribunale, perché la complessità e la difficoltà della relazione umana necessita degli abiti e degli spazi completamente diversi. Adesso io è arrivato l'assessore e vorrei ringraziarlo per essere intervenuta. Mi scuso per il ritardo, buon pomeriggio a tutti, ma ero impegnata con un altro evento oggi organizzato dal mio assessorato in occasione della festa della donna, e volevo portare appunto i miei saluti a tutti voi anche da parte dell'amministrazione. Chiaramente questo è un percorso formativo per chi ha intenzione di intraprendere questa professione. Quello che a me interessa è che ci siano sempre più persone in grado di risolvere prima che insomma, i conflitti, prima che degenerino in situazioni più di violenza o pericolose, comunque non solo nei confronti delle donne ma anche dei bambini, che spesso assistono a certe conflittualità, magari non necessariamente fisiche ma anche verbali, che comunque fanno, appunto ci tengo che si possa instaurare una collaborazione
ricordo che a Saronno da novembre è stato aperto il centro Rete Rosa per la lotta alla violenza contro le donne e che questo centro regge grazie alla presenza di tante volontarie che hanno dovuto fare un percorso di formazione e anche di tanti professionisti che gratuitamente mettono a disposizione, anche chiaramente del loro tempo, anche se piccolo, però è importante per la sopravvivenza di centri di questo tipo. Anche in Lombardia, che dovrebbe essere la regione, come dire, più evoluta da un certo punto di vista, ma in realtà le situazioni di violenza sono sparse su tutto il territorio italiano in misura. Quindi questo, come tanti altri centri, hanno bisogno del sostegno di tutti, a ognuno con le proprie competenze. Il nostro movimento appunto ha questa finalità di sostenere anche le iniziative. E se c'è qualcosa che possa appunto prevenire ulteriormente l'arrivo di una donna o comunque di qualcuno presso centri di questo tipo, può solo essere di aiuto a tutti quanti, alla società e alle donne. Grazie. Grazie. Fischer, è morto in agosto a 93 anni,
docente della Harvard University, da William Urey, un altro docente della Harvard, molto più giovane, e da Bruce Patton, che è il, la persona che fa le ricerche. Il libro è nato dopo che questi signori qua, anzi Bruce Patton per l'esperienza, fece un sondaggio negli Stati Uniti, ripeto nel 77, in cui chiedevano alle persone che uscivano dai tribunali se sono soddisfatti dei risultati della sentenza. E ovviamente chiesero soltanto chi ha vinto e chi ha perso. È ovvio che non era soddisfatto. E le risposte erano piuttosto sorprendenti perché c'erano tre tipi sostanziali di risposte. La prima era: non sono soddisfatto perché ho chiesto 100 e ho preso 20. E non sono soddisfatto. Il secondo tipo di risposta era: tutte le volte che volevo dire la mia, quindi mi alzavo per dire la mia, il giudice diceva stai seduto, intanto che posso parlare, quindi non riuscivo ad esprimere quello che provavo. E la terza risposta, quella forse più significativa, era: non sono soddisfatto perché non mi ha chiesto scusa. E quindi si è capito che probabilmente la soddisfazione di un risultato ha tutto a che fare con le emozioni e non con la razionalità. Infatti ci sono tre premi Nobel che hanno dimostrato con formule matematiche che l'emotività controlla la razionalità, sempre. Okay. E, a seguito di questo libro, che poi è stato pubblicato nel 81, quindi 4 anni dopo, nacque una controversia, non sto qui a raccontarvi, ma volevo farvi capire come è passata dalla negoziazione alla mediazione. Era un problema che i giudici non sapevano risolvere il caso perché non conosceva la materia. E, quando i giudici non conoscono la materia, solitamente, non so, in quel caso lì si trattò di cavalli, quindi il giudice non conosceva i cavalli, non conosceva i problemi che potevano avere i cavalli, e di conseguenza ha capito che non poteva risolvere il problema. Oggi i giudici non capiscono nulla di computer, non capiscono nemmeno nulla di software, oggi si chiamano i periti oppure ovviamente costano. Oppure l'arbitrato, che anche quello costa, ahimè. Quindi lì è stata inventata la mediazione da un certo Frank Sandler, che sono molto anziano, aveva 88 anni, e questo è venuto appunto negli anni 80 negli Stati Uniti. La mediazione, che è una delle diverse modalità di negoziare, perché ci sono una dozzina di modalità diverse di negoziare, è quella che ha a che fare quando si tratta di un conflitto. Non tutte le negoziazioni hanno un conflitto nel mezzo, a volte soltanto una chiesta di chiarezza piuttosto che una comprensione, ma ancora non c'è il conflitto, diciamo il conflitto non è diventato come una crisi. E la definizione della mediazione è la negoziazione tra le parti attraverso un terzo, un parziale, riservato, ovviamente economico e così via. E la mediazione familiare, che è ovviamente nata man mano con la mediazione civile, ripeto ancora, nei paesi anglosassoni circa in metà degli anni 70, che tra l'altro in tantissimi paesi anglosassoni è legge, c'è obbligatoria, c'è le persone che vogliono dividersi, poi voglio aprire una parentesi di chiedo subito, la mediazione familiare non è soltanto una mediazione tra una coppia che si vuole separare, la mediazione familiare è anche una mediazione che quando nasce un conflitto tra genitori e figli, per l'eredità, tra fratelli e così via. Un'azienda che è composta da, diciamo, da aziende familiari, che sono ovviamente composta dal consiglio direttivo, la consiglio di sapere, composta dai membri della famiglia, quando nascono delle controversie, è una sorta di mediazione familiare. Però la maggior parte dei casi la mediazione familiare effettivamente è una questione di coppia, non tanto di famiglia. Nella lunga esperienza di Michael, che ha fatto la mediazione familiare, racconta sempre che non ha mai visto dei genitori che vogliono il male dei propri figli, ha visto dei genitori che non erano d'accordo su che cosa è meglio per i propri figli, e lì è dove interviene il mediatore familiare. Come entra la negoziazione nella mediazione familiare? La negoziazione è importante perché le parti tra di loro, quando sono in conflitto, non riescono a relazionarsi, perché le parti non riescono a separare il problema dalla persona e quindi si dovrebbero rivolgersi a un terzo, solitamente un avvocato, o perché è imparziale, riesce in
problema, fuori del caso, riesce in qualche modo a separare la persona dal problema. Il mediatore familiare invece ha la capacità di guardare le esigenze di entrambe le parti, ma soprattutto tenere in considerazione le esigenze dei minori, dei figli minori, e cercare di far sì che le parti raggiungano un accordo attraverso un procedimento che dura una dozzina di incontri in media, dove al termine di questo incontro le parti sottoscrivono un accordo, sottolineo accordo non contratto, dove si cerca di prevedere tutte le difficoltà che potrebbero nascere tra le parti durante la vita da separati o da divorziati poi successivamente, ma questo è un caso italiano. E, nel senso che in tutti gli altri paesi del mondo si divorzia subito, non c'è la fase della separazione. E, per evitare di arrivare dal giudice che poi decide, quello che decide, nessuno ha il controllo sul procedimento, nelle mediazioni invece le parti possono controllare il procedimento, perché ricordare che la mediazione è assolutamente volontaria, cioè le parti o non delle parti forzarsi in qualunque momento interrompere il procedimento. E il concetto, diciamo, la differenza sostanziale che sta tra un procedimento legale, in caso di separazione, o la mediazione, e il giudice ovviamente decide, quindi o così o così. Nella mediazione invece è anche a differenza del procedimento legale. Quindi direi che in linea di massima ho cercato di dirvi qualche cosa, poi non ho detto qualcosa. La logica del nostro master diventa sempre più chiara. In moduli differenti, tre moduli, perché una cosa importante, come dicevano i colleghi, bisogna crearsi acquisire una preparazione di base, e c'è la specificità del ruolo del mediatore familiare rispetto al mediatore scolastico, perché i contesti sono diversi. Con la società Axioma, dove vediamo, ha coordinato questo corso, questo master, della durata, come diceva la collega, di 240 ore, proprio perché abbiamo dei parametri, visto che non c'è ancora una legge in Italia specifica sulla mediazione familiare, sulla formazione, i nostri parametri sono parametri europei, parametri di qualità, proprio perché alla fine, per poter diventare mediatore, ci sono tre prove di esame alla conclusione di ogni modulo di formazione, e c'è poi una commissione esterna costituita da un rappresentante dell'AIMEF che certifica la qualità del lavoro e effettivamente le competenze. Quindi siamo un attestato che purtroppo non possiamo chiamare ancora diploma, perché ovviamente manca la legge, ma tale è. Perché io ritorno al discorso del collega, all'importanza della formazione? Perché purtroppo sostare nel conflitto non è così facile, è molto difficile riuscire a intervenire in modo neutro. Ognuno arriva da professioni differenti, come diceva la collega, bisogna spogliarsi dall'abito che indossiamo tutti i giorni come avvocato, come psichiatra, come assistente sociale, e dover dialogare, aiutare le parti a dialogare, questo è un atto difficile, perché impone le capacità di ascolto, la capacità di rimettere alle parti la gestione del loro conflitto sotto un'altra prospettiva. Ecco perché noi crediamo tantissimo in questo tipo di strumento che ha una valenza assolutamente positiva, perché per quanto riguarda la mediazione familiare cerca di mantenere un buon rapporto genitoriale nonostante ci sia la rottura del rapporto coniugale, ha una valenza sociale importante per quanto riguarda appunto anche la mediazione in ambito scolastico, la capacità di riconoscere l'altro, la capacità di riuscire nuovamente a dialogare sotto un'altra prospettiva. Per cui mi riallaccio a quello che stava dicendo Rosanna dell'importanza della convenzione internazionale, perché qui c'è un filo conduttore comune, che è quello di mettere al centro le esigenze e le necessità dei bambini, che purtroppo oggi come oggi sono oggetto di contesa, e il numero di separazioni sta aumentando sempre più, per cui c'è una necessità di avere professionisti formati, come diceva lo stesso assessore, per aiutare anche le strutture
strutture a livello sociale, i comuni, intervenire, affiancare gli assistenti sociali per aiutare ad affrontare le problematiche nell'ambito delle famiglie, famiglie che hanno sempre più bisogno di aiuto. E qui mi rimetto anche agli altri progetti dell'UNICEF che riguardano appunto io non vinco, tu non perdi. Infatti è tutto un lavoro di promozione proprio sul conflitto in generale, richiamando la pace. Io posso fare la differenza, vuol dire che nella scuola educhiamo i nostri bambini, i nostri ragazzi ad assumersi la responsabilità. Io volevo fare una riflessione in merito a questa cosa, che i diritti sono scritti e quindi i diritti, in poche parole, a livello legislativo, lo dice la Convenzione, lo dicono tanti altri trattati, ci sono, quindi in generale vengono rispettati. Che cosa nei diritti non viene rispettato? Perché quando si parla di diritti ci dimentichiamo della parola dovere, che a livello legislativo, gli avvocati possono correggermi, ma è proprio diritto e dovere, sono due parole che viaggiano insieme. Quindi sul diritto noi non possiamo dire che i diritti non ci sono in Italia, assolutamente. Da noi poi la Convenzione del diritto dell'infanzia è diventata legge dal 91 e quando una nazione ratifica la Convenzione obbliga lo stesso Stato legislativo ad apportare il cambiamento all'interno della propria legislazione, cosa che la nostra Italia sta facendo. Ma c'è una cosa che spesso e volentieri non si parla ed è il dovere, perché nel dovere, che viaggia con il diritto, ci sono quei bisogni che noi diamo dato per scontato. Invece non è così. Il bambino ha il diritto a crescere in un ambiente sano e responsabile, è scritto. Ma poi, nell'applicazione, chi ha il dovere di dare questa opportunità al bambino è l'adulto, perché la Convenzione dei diritti dell'infanzia è un trattato legislativo, è legge, non è interpretabile. La bellezza di questa legge è questo, che ogni articolo viene richiamato uno all'altro, sono 54 articoli ben definiti, diviso poi in tre tranche, perché la prima tranche dà le linee guida di come uno Stato, un governo, un comune, una società civile si deve comportare, la seconda parte l'applicabilità, la terza parte che tutti devono lavorare in un certo modo. Quindi il diritto è sottoscritto, è il dovere di ognuno di noi nei ruoli che ricopre, è soddisfare quei bisogni che non sono, i bisogni sono concreti, mentre il diritto è scritto, è virtuale, mentre il dovere di un bambino per la sopravvivenza, per farlo crescere in un certo modo, per dargli un'istruzione di base, dov'è la concretezza? Quindi l'UNICE cosa fa? Tutto questo lavoro nella scuola entra con la Convenzione, perché rientra nel mandato delle Nazioni Unite, il fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e l'adolescenza. Ha avuto un mandato dal mondo, quindi insomma, non dietro l'anno. Oggi voglio farmi un po' di pubblicità, perché questa UNICEF qua ogni tanto non è riconosciuta. È l'unica associazione a livello mondiale che cambia le leggi. È lì, a tutti i tavoli politici, a qualsiasi tavolo politico. E Rosanna, fra l'altro, c'è stata una pubblicazione con Daniele Domara, che è una parte della... Esatto. E per quanto riguarda il nostro master di mediazione familiare, abbiamo docenti che arrivano appunto dalla scuola di Daniele Novara, proprio perché hanno scritto un manuale sulla gestione dei conflitti, cercando proprio anche tramite l'UNICEF di divulgare quella cultura della gestione pacifica di tutti i tipi di conflittualità, e questo è veramente molto importante. Esatto, perché proprio il discorso culturale sta nel fatto che bisogna cominciare a ragionare sin da piccoli
in una logica non di competizione, ma di competition, come dicono gli inglesi, cioè una collaborazione di tutti quanti, anche delle componenti scuola, famiglia, ragazzi, per uscire da questa situazione altamente conflittuale che poi degenera molto spesso in quei fatti di cronaca che siamo costretti a leggere. Quindi, per ritornare al discorso iniziale, noi come movimento culturale ci attiveremo per portare avanti un'informazione sulla mediazione familiare, su tutti i metodi per una gestione pacifica dei conflitti, strutturando incontri, il master in modo specifico, ma anche dei workshop, delle lezioni spettacolo, per far conoscere questa opportunità. I volontari, perché siamo tutti volontari di movimento culturale, la finalità, come si diceva l'assessore, è quello di entrare nelle maglie sociali, di entrare nelle scuole, di parlare ovunque sia possibile di queste iniziative, appoggiati dalle associazioni come l'AIMEF, l'Associazione Italiana dei Mediatori Familiari, che dà un riconoscimento serio a tutte le iniziative che sono condotte nel promuovere la mediazione. Quest'anno l'AIMEF, Cristina, ha portato avanti un progetto per promuovere la mediazione scolastica in modo particolare. In realtà la mediazione familiare si parla poco, però esiste. Tanto che in linea con quanto fatto all'estero, l'AIMEF in particolare ogni anno in autunno organizza una giornata di sensibilizzazione, come c'è la giornata di sensibilizzazione contro il fumo, eccetera, c'è anche quella sulla mediazione familiare, proprio per portare alla portata di tutti la consapevolezza che c'è un modo diverso, che si può chiedere aiuto. Noi chiediamo aiuto per tante cose, perché non chiedere aiuto anche quando siamo in situazioni di difficoltà, che da genitori intelligenti, seri, consapevoli, non sappiamo gestire da soli. Il fatto quello è chiedere aiuto di un terzo che non ci dia la soluzione, ma ci dia gli strumenti, ci aiuti a trovarla da noi. E l'AIMEF è promotore di questa giornata, per cui in queste occasioni andiamo da fare con volantini, eventi, eccetera, proprio perché seminare è il primo modo, anche perché ci può essere, parliamo sempre di bimbi, siamo mamme, quant'altro, quindi un problema di stare anche molto a cuore, da tanti fronti si può arrivare giustamente a rivendicare quel rispetto di quel diritto dovere. Quindi anche richiamare l'attenzione di papà e mamma, che essere papà e mamma è tanto bello, ma è anche un fortissimo dovere, forse il mestiere più difficile, e quindi non ci se ne può tenere dietro. La mediazione familiare ha un motto, al di là di quale ne sia la sigla, che di fatto coppia o marito e moglie si può anche smettere di essere, ma genitore si rimane sempre, e quindi questo è un dato di fatto, e quindi cercare di viverlo al meglio proprio in un momento di difficoltà, perché proprio in quel momento, quando si è separati, si è chiamati a essere genitori più che mai. Poi è vero, qui c'è la collega, che la mediazione familiare è anche tanto altro, però se già cominciassimo a diffonderla e a prepararci a viverla proprio in relazione a questi problemi che ci toccano così da vicino, poi può diventare movimento culturale, dicevamo, per affrontare quelle tematiche anche più vaste che rientrano nel sociale. Anche perché non è necessario promuoverla, visto che anche quando c'è stata l'entrata in vigore della legge sulla mediazione civile, purtroppo lo Stato attualmente in Italia non sta facendo comunicazione, non c'è una comunicazione istituzionale, una diffusione di quello che è questo istituto. Le ragioni sono le stesse che hanno visto i protagonisti della mediazione in altri paesi europei, perché comunque c'è stata sempre una diffidenza nei confronti della mediazione data dalla categoria soprattutto degli avvocati, perché si teme che un percorso di mediazione possa togliere dei clienti e quindi limitare quello che è l'attività. In realtà non è così, sono due percorsi paralleli, sono due percorsi che servono per ridare anche dignità alle famiglie, di non affrontare dei lunghi processi dove poi dopo 5 anni per arrivare a una sentenza purtroppo ci sono i danni che subiscono di tutti i componenti della famiglia e in primo luogo i ragazzi. La mediazione poi ha anche un aspetto molto importante, quello della riservatezza. È un percorso che si svolge nell'ambito di uno studio, noi parliamo di setting di mediazione, un luogo protetto
dove c'è l'intervento di questa figura neutra che è il mediatore, che è vicino alle parti, che non è un giudice, che non giudica, dove loro possono esprimere tranquillamente i parti, come diceva Ari, che non ci riferiamo soltanto ai due coniugi, possono essere i coniugi, possono essere adesso le famiglie, ci sono famiglie di vario tipo, può essere anche una coppia omosessuale, qualsiasi genere di conflitto può essere gestito nell'ambito di un percorso di mediazione, e la finalità è quella di una prospettiva futura, mantenere in essere una relazione tra queste persone. Quindi questo è l'obiettivo ultimo, quello proprio di riuscire a ridare dignità alle persone che vivono un conflitto in qualsiasi ambito, nell'ambito familiare, come dicevo, sociale, scolastico, per tutte le relazioni. Poi il professor Vittorio diceva che è importante, come movimento, ma come persone singole, diffondere il concetto di mediazione familiare, che infatti esiste, anche la legge in qualche modo ne parla, però non viene ancora applicato come spesso in Italia, quindi parliamone, perché sappiamo che c'è, non è un qualcosa che dobbiamo lasciare senza mandato agli altri, perché magari può anche parlare non venire in mente, però è uno strumento che c'è, che esiste, quindi noi nel nostro piccolo facciamo il nostro meglio per parlarne, per far presente che è uno strumento alternativo che esiste, che c'è, quindi sfruttiamolo il più possibile. Io volevo soltanto dire così tre frasi che dice solitamente Michael, due sono suoi e uno invece di un'altra persona. Un piccolo dettaglio, il nostro contributo, Cristina non è il giudice familiare, invece non lo sono, sono solo un negoziatore. Il mio compito in questo master è quello di poter dare gli strumenti anche ai partecipanti di avere la possibilità di essere in grado di negoziare tra di loro. In altre parole, cerco di insegnare alle persone a guidare la macchina, non insegno molto il codice da fare, no? In macchina sto cercando di almeno trasferire le mie nozioni. Volevo dirvi due cose importanti. Nel mondo esistono molti negoziatori internazionali, penso quelli di spicco saranno circa un centinaio. Però ogni negoziatore internazionale ha la sua specializzazione, si è specializzato in negoziazioni diciamo commerciali, politiche, negoziazioni che hanno a che fare con i cosiddetti multilaterali, dove ci sono più parti, negoziazioni culturali, negoziazioni religiose, dove si negozia tra due religioni diverse, la negoziazione sotto i riflettori dei media, no? C'è il G8, condizionata dal fiore del profilo dei media, la negoziazione dell'amministrazione pubblica, anche quelli sono condizionati da certi parametri. Il professor Zhu, il nostro maestro, è in grado di negoziare in tutte queste modalità di negoziazione, ma soprattutto è anche docente, ci sono tanti docenti che insieme a negoziazione, ma nessuno di loro ha esperienza sul campo, come diceva Michele, quindi dobbiamo contare le persone che hanno esperienza su tutte le varie modalità di negoziare e che siano anche docenti, quindi in grado di trasferire queste nozioni, veramente si potrebbero contare su un dito, sulle dita di una mano. E noi abbiamo la fortuna appunto di essere i suoi collaboratori. Dunque direi le frasi che sono scritte perché non mi ricordo sempre la memoria. Michele dice che è molto meglio imparare a gestire il conflitto anziché permettere al conflitto di gestire noi. La seconda cosa che dice è che il miglior modo di risolvere un negoziato in crisi è cercare di evitarlo prima, non prima che diventi una crisi. E invece l'ultima frase è quella di John Fitzgerald Kennedy, che diceva che non si deve mai avere paura di negoziare, ma non si deve mai negoziare per paura. E così concludo il mio intervento. Grazie. Sulla negoziazione, perché generalmente si prescinde dall'acquisizione di quelle tecniche specifiche, di quelle capacità
di gestire attraverso la negoziazione tutti i tipi di conflitti. È un po' l'ABC, è come imparare a guidare la macchina, così mi ha insegnato Alex Strulowitz, che è determinante, bisogna saper mettere le chiavi, cambiare la marcia, e questo è determinante prima di poter parlare di mediazione, perché comunque è un passaggio obbligatorio. E infatti, rispetto ad altri corsi, proprio grazie anche all'intervento di docenti formati dal professor Michael Suor, abbiamo appunto inserito questa specificità che è molto importante. Tra l'altro, Cristina, essendo anche mediatore familiare, responsabile dell'AINF con la negoziazione, rappresenta appunto questo aspetto innovativo rispetto al sistema attuale che c'è a livello di formazione nell'ambito del